attenzione, insomma, di Costanzo e tutte queste cose qui. Da come sono andati i fatti, da come si sono esplicitati, c'è stato sicuramente un errore di comunicazione, nel chiarire fin da subito, però il procuratore antimafia è stato chiarissimo. Non è che hanno parlato del prodotto principale e non certamente dell'IPG che segue altre strade, altre vie. Ecco, quello che comunque sorprende in tutta questa situazione è il fatto che in una dimensione di una dimensione economica, appunto, dove ci sono circa 5.000 aziende che operano nel territorio, che hanno una produzione X, hanno i prodotti attinenti a quelli che possono essere riferiti al marchio che poi viene protetto nello stesso territorio, anche se non protetto dal marchio, vengono prodotti quantità, la maggiore altra quantità di prodotto del pachino che segue altre vie, per cui già fin dall'inizio si esclude, diciamo, che la filiera organizzata attraverso il consorzio gode di situazioni tali di essere protetta da queste, ma il problema rimane per il 98, il 97, ma mettiamo il 95% dell'altra produzione. Qui si tratta di intervenire in una maniera forte per sostenere un sistema che si basa principalmente su questo prodotto, ma che non è detto che sia questo prodotto che possa poi determinare nel tempo una sua evoluzione. Cioè, il problema, sì, è il ciliegino in questo momento, il prodotto più rinomato, il prodotto che praticamente oramai è pachino, è sinonimo di pomodorino piccolo, e c'è stata una trasmutazione praticamente, nel senso che l'italiano non sa dove è pachino come entità fisica, però sa distinguere il pachino come dimensione del prodotto. Questo è quello che si è creato come comunicazione più globale, perché se uno vuole chiedere a un produttore ma pachino dove, questi si rispondono ma noi non lo sappiamo dove è pachino, cioè non sanno collegare il prodotto al territorio. Questo è importante, insomma, sottolinearlo anche, no? E niente, praticamente la situazione si presenta alquanto controversa nel momento in cui c'è stata, diciamo, una levata di scudi da parte di quel 2% di produttori che si lamentano oggi attraverso azioni a loro conferite dalla legge dello Stato in riferimento alla protezione della denominazione pomodoro di pachino, e chiaramente attivano i loro canali per poter praticamente diciamo controbattere queste affermazioni, perché nel loro caso giustamente sono gratuite e si risentono di presentare le loro, diciamo, la loro disapprovazione a questa, diciamo, a questa descrizione che è stata fatta da questa intervista, insomma, questa azione che abbiamo visto tutti attraverso questo filmato che è stato messo a disposizione. Questo bisogna sottolinearlo, anche se io poi ne ho recuperato una copia per fatti miei, di questo lo ringrazio, comunque essendo una comunicazione di Stato, cioè della RAI, non c'è nessuna forma di copyright, ho semplicemente, insomma, ricopiato dalla visione del giusto merito che diamo al sito Pachino Crime News, che è riuscita a realizzare lo stesso. Questo è il merito, non glielo toglie nessuno, insomma, bisogna riconoscere i meriti di ciascuno, insomma, su questo non ci piove, non c'è mai piovuto assolutamente da parte mia, questo è bene che io voglio chiarirlo, questo aspetto. E comunque, tutto questo, insomma, per dire che alla fine
cosa che secondo me, insomma, giustamente dice, ma noi che ci porta l'esporci ad andare a una trasmissione per difendere delle posizioni che poi alla fine non sono neanche le nostre. Cioè, il pomodoro di Pachino non va lì, ma fa bene a non andarci perché non ha nessuna attinenza diretta con la problematica. Si saranno potuti risentire della generalizzazione, ma dopo il chiarimento sono a posto, diciamo, a non dover andare. Ecco, a questo punto io mi chiedo chi dovrebbe rappresentare il restante 95% della produzione e chi li dovrebbe rappresentare, che in questo caso sono loro che subiscono, diciamo, questo. Tutto il sistema subisce delle pressioni di sistema, insomma, non sistema. A questo bisogna porre rimedio creando delle strutture adeguate di commercializzazione e di impacchettamento dei prodotti. Questo è una cosa più che ovvia, per evitare appunto che si possano verificare e accorciare quanto più possibile la filiera attraverso dei controlli più sofisticati, in modo da garantire tutti la possibilità di essere veramente, diciamo, i produttori di questo prodotto pregiato, che comunque bisogna tenere conto, sarebbe assurdo non tenerne conto, che ormai il Pachino come prodotto è diventato così di norma nella cucina italiana, che, come ribadisco ancora una volta, non si collega il prodotto, ma il Pachino è entrato ormai nella terminologia italiana, diciamo, ha avuto questo grandissimo salto, di cui secondo me c'è molto da lavorare per, diciamo, su questa base c'è molto da lavorare a livello di marketing, a livello di politica, insomma, a livello di potere, giustamente trarre anche da questa esperienza, per quanto negativo possa essere, invece dall'altra parte io mi chiedo perché qualcuno di loro non dovrebbe andare a rappresentare praticamente a questa trasmissione, a difendere effettivamente un punto di vista politico diverso da come vengono inquadrate attualmente le cose, insomma, di fare sentire attraverso, che ne so, quel gruppo di sericultori, che badano loro perché rappresentano le piccole e medie imprese che hanno le problematiche da affrontare più gravi rispetto a quello che tutto il sistema conferisce a tutto quanto, insomma. Con questo vi saluto e vi auguro una buona serata.